piace tanto cantare. Mi piace papà Gambalunga. Ma vi ricordate, io vi ho spiegato chi è questo babbo Gambalunga? Era uno altissimo che aveva una gamba, anzi tutte e due le gambe, il doppio della mia. Cioè da qui cominciava la seconda gamba e arrivava fino a qua. E da qui cominciava il busto, cioè tutta questa parte qua. La pancia, il cuore, la testa. E arrivava fino a lì. Allora camminavo un po' così. Avete mai visto i clown che nel circo si mettono i trampolini, hanno queste gambe lunghissime? Perché? Aspetta, non mi interrompete. Non mi interrompete. Ok, allora questi clown. Ehi, Samantha, allora questi camminano sui trampoli, no? Queste gambe di legno. Invece Babbo Gambalunga aveva proprio delle gambe misurate, enormi, era altissimo, arrivava fino al soffitto. Allora camminava così, traballando, e quindi ogni tanto metteva male il piede, e una volta si è rotto proprio la gamba. Ma quale? Quale gamba? Non lo so se era la destra o la sinistra. Ma diciamo la destra, dai. Allora, a questo punto, ok. Allora, triste. Mi sentite, Lorenzo? Mattina, un pochino puoi chiudere la cuccia? Parli sempre. Mamma mia! È aspettata quella, ok. Allora, lui è diventato subito triste e sconsolato. E lo hanno portato dal dottore. E il dottore gli ha detto: ah, qui si è rotto l'osso, allora dobbiamo ingessare la gamba, metterla nel gesso, sapete quello lì, bianco duro, dove ci mettono poi le firme, tutti gli amici, i parenti, e poi lo si quando papà si è fatto male alla gamba. Ok, allora Martina, ti stai seduta? Perché all'inizio mamma parla in continuazione. E poi questo. Poi guarita, poi ha cominciato a ballare. Anna, ma non è figlio. E difatti, allora, per chi l'altra volta era distratto, Matteo, allora, vi finisco di raccontare la storia di Babbo Gambalunga. Certo, vengo tutti.